Giulia ha 6 anni, è felice, vive in una bella casa, ha 2 genitori che si vogliono bene e sente attorno a sé tutto l'amore di cui ha bisogno, una bambina della sua età. Le piace andare all'asilo e giocare con i suoi amici, pochi, perché non ama la confusione dei gruppi numerosi. Possiamo definirla una bambina selettiva, ma estremamente affettuosa. Tutte le sere suo papà si siede accanto a lei, invece di spegnere la luce e rimboccare le coperte, apre un bel libro e racconta una favola. Talvolta sempre la stessa, talvolta se ne inventa oppure cambia finale, finché non si addormenta. Lui, il papà, perché lei non ne vuole sapere. A lei piace tantissimo ascoltare i racconti, così può stare insieme a lui tutto il tempo che vuole. Da piccolo avevo paura di addormentare. Non me lo ricordo neanche, la favola che mi raccontava. Non volevo rimanere da sola a guardare il suo figlio e pensare a cose brutte tutta la notte. E dall'elementare, o anche prima, che faccio molti pensieri negativi, bui, dai quali faccio fatica a liberarmi. Il tunnel in cui talvolta il mio cervello sprofonda è lunghissimo. Ho sempre pensato ci fosse qualcosa di sbagliato in me. Fin da quando ho iniziato a sentire una voce che mi giudicava continuamente, ho sempre avuto paura di espormi e per questo ho sempre preferito affidarmi a pochi amici. Per tutto il periodo scolastico ho avuto uno soltanto, diventato mio fratello. Per questo costringevo mio papà a leggere qualcosa prima di addormentarmi. Non volevo lasciarlo andare via. Giulia cresce felice, è una bambina che non ama stare al centro, inizia ad avere qualche problema di inserimento nella sua classe alla fine dell'elementare, ma è normale, lei non è come gli altri, è diversa, pensa in modo diverso, è stata cresciuta in modo diverso e non ha bisogno di consenso dagli altri per essere sicura di sé. E poi papà e mamma glielo dicono, sono gli altri che si devono adattare a lei, non il contrario. Continua a frequentare il suo migliore amico, l'unico ancora che ormai è parte di sé. Alla fine delle elementari i genitori provano a farle cambiare scuola, perché cambia compagni, contesto, a vedere come va. Ma lei si impunta, non vuole. Ci sono delle difficoltà, ma lei non scappa. Le piace stare lì dove sta e affrontare. A me non piace stare lì, ma sono paralizzato. Sono paralizzato dalle mie paure e preferisco stare fermo, rannicchiato in un angolo, sperando che nessuno si accorga di me, non sopporto più nessuno. Sento crescere dentro di me una rabbia incontrollabile. Potrei picchiarli, potrei ucciderli a polizia, prenderli a calcio e fino a farli sanguinare, a sentirli chiedere scusa. Ci sono momenti in cui penso che hanno ragione a non potersi così, ad escluderli, perché non vanno niente. Non sono capace di fare niente, neanche quando raramente mi sembra di respirare con la vocina di pochi centimetri. Sono cattiva, non vuole nulla, non ce la farò. Per questo voglio stare dove sto, ferma, senza cambiare nulla. Lasciatemi stare. Inutile che mi diciate che devo contarmi. Io sto qui, ferma. Arriva il momento del salto alle scuole superiori. Le prime state fuori, i primi campus all'estero, il primo amore, se le teva pure in quello. La stessa ratezza all'inizio dell'adolescenza, ma Giulia ha i piedi ben piantati per terra. Non è una colpi di testa, ma è una parola che trovo con i genitori, ma è una parolaccia o un accenno di ribellione che ci starebbe anche alla sua età. Sempre misurata, forse un po' taciturna, che a volte bisogna andare alle tenaglie per tirarle fuori i suoi pensieri, ma sempre felice, nonostante i patimenti dell'età e le sofferenze del suo tempo. Ama cantare e suonare il pianoforte. Finalmente il liceo, il più rigido che ci sia. Voglio un posto dove i cretini vengano puniti, dove ci siano regole, disciplina e severità. Vorrei andare in un collegio ancora più antico, ma non c'è nessuno peggio di questo. Voglio sentirmi protetto, perché ho paura degli altri, ho paura che mi tratti male, anche qui. L'ansia a volte si fa strada nelle piccole cose di tutti i giorni. L'ansia di arrivare in ritardo, di non svegliarmi in tempo, di non essere compresa, l'ansia di quella voce che probabilmente mi fa sentire sbagliata, brutta e cattiva, e non voglio parlare con nessuno, non voglio raccontare nulla di me, neanche, soprattutto ai miei genitori, che sanno poco, quasi niente, non immaginano gli abissi della mia mente. Poi arriva la pandemia, il Covid chiude tutti dentro casa,
la scuola a distanza, la fila a fare la spesa. E Giulia che scopre piacevole non dover sforzarsi a parlare con qualcuno a tutti i costi. Crescendo è diventata pian piano più taciturna, si chiude sempre più spesso davanti al suo padre, passa tempo a guardare cose. E nella vita da spettatore il suo cervello si blava e scopre che questo le piace. Lo fa per non impazzire, lo uso per calmarmi. Ogni tanto però il dolore si insinua ancora forte, le viene una voglia irrefrenabile di farmi male. Vuole vedere se ancora sente qualche cosa, se sono viva. Si prova dolore, vuole vedere il sangue. Voglio vederlo, vuole sentire la pelle che si apre. In questo gesto Giulia, la bambina che sembrava felice e la bimba nascosta nell'abisso diventa la stessa persona. Combaciano alla perfezione come due pezzetti di Lego quando i pieni vuoti aderiscono, come due innamorati, due anime gemelle affiliate. Prende una lametta, chiude gli occhi e per un attimo, che le sembra bellissimo, sente la sua mente che si placa. Incide la pelle e sporca di sangue le sue braccia, il suo cuore, ma soprattutto sporca di sangue la sua pagina bianca. Per sempre. Ivan.